I lavori del Consiglio Comunale che si è tenuto ad Albino si sono aperti con un minuto di silenzio per ricordare le vittime del terremoto in Emilia. Ad inizio seduta è stata approvata con l'astensione del PDL e della Lega Nord la modifica al regolamento per la disciplina dell'IMU con integrazioni relative ai fabbricati rurali, alle agevolazioni per la prima casa per gli anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente e alla riduzione del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili. L'assessore allo sport Franco Pettini ha quindi proposto l'approvazione del regolamento per l'utilizzo degli impianti sportivi di proprietà comunale e quello relativo alla mappatura delle società sportive. 10 sono gli impianti sportivi operativi sul territorio comunale ed il regolamento si prefigge di regolamentare l'utilizzo degli impianti sportivi e strutture annesse di proprietà comunale che hanno una destinazione d'uso ben definita, attività didattica, gare, allenamenti, manifestazioni sportive a livello locale, manifestazioni a carattere non sportivo e quelle patrocinate dal Comune di Albino. I due regolamenti sono stati approvati all'unanimità. In un inconsueto clima collaborativo fra maggioranza e minoranze presenti, PDL e Lega Nord, sono state approvate unanimemente due mozioni, una del gruppo di maggioranza e l'altra della Lega, sulla cancellazione della tesoreria unica nazionale che va a penalizzare l'autonomia comunale. Sempre all'insegna di uno spirito distensivo, è stata infine approvata all'unanimità una mozione della Lega Nord sulla violenza nei confronti delle donne, con l'accoglimento di un emendamento alla mozione proposto dal gruppo di maggioranza. Da Albino, linea allo studio.